Sabato 7 maggio il Pala Vela di Torino, che aveva già ospitato le Olimpiadi invernali del 2006, è stato lo scenario della quarta e ultima tappa del campionato di Serie 1 di ginnastica artistica femminile. Tra le sue protagoniste anche la World Sporting Academy di San Benedetto del Tronto, guidata da Giancarlo Mattoni ed Elena Koniukova e composta da Jessica Helen Mattoni, Joelle Elisabeth Mattoni, Valentina Giommarini, Maria Vittoria Cocciolo e Laura Lenzini. Quest'ultima in prestito dalla Vissa Academy di Sassuolo e allenata da Marcello Barbieri. Le ragazze hanno totalizzato un punteggio di 129.900, piazzandosi in ottava posizione e chiudendo settime la classifica finale. La World Sporting Academy rimane dunque salda in Serie 1 e può dirsi soddisfatta della sua stagione. Quarta prova a Torino, poteva andare meglio, comunque abbiamo tenuto il colpo, siamo in Serie 1 ancora, cercheremo di migliorarci, le ragazze sono state brave, purtroppo Jessica con problemi al piede, un po' alla mano, e quindi diciamo si è sentito un po' la mancanza, diciamo, di un pezzo forte della squadra, ma le piccole come Valentina, Maria Vittoria Cocciolo e anche la stessa Joelle, insomma, hanno saputo solidarizzare e quindi fare bene, quindi siamo contenti, cercheremo di, appunto come dicevo, di fare meglio e speriamo veramente che qualcuno ascolti le nostre parole, perché la ginnastica ha dato tanto a San Benedetto e potrebbe continuare a dare molto ancora se solo qualcuno considerasse bene il lavoro che facciamo e il lavoro che fanno soprattutto le ginnaste. San Benedetto potrebbe diventare il centro del mondo per certi aspetti, quindi noi siamo a disposizione di chiunque abbia attenzione per lo sport in generale e per la ginnastica in particolare. Abbiamo appena terminato l'ultima tappa di Serie A che si è svolta a Torino, è stata anche l'ultima tappa del campionato, è andata più o meno bene, abbiamo fatto qualche piccolo errore, naturalmente si può sempre migliorare. Durante questo campionato io ho partecipato anche al trofeo di Jesolo, che è andato abbastanza bene. Abbiamo appena terminato la tappa di Serie A1, nello specifico è andata abbastanza bene. Il nostro obiettivo era di non retrocedere in Serie A2 e io sono molto contenta perché sono soddisfatta di come ho portato a termine i miei esercizi.